Una nuova puntata di Cultura a Colori, vi abbiamo portato con noi per festeggiare l'apertura del nuovo store Zuiki a Napoli, in via Toledo. Una mega festa per tutti gli amanti della moda qui allo store Zuiki, e vediamo che cosa è successo, tutti i particolari nel nostro servizio. Come si diventa fashion blogger? Ecco, è la domanda più frequente che fanno. Allora, sicuramente ci vuole tanta passione, ti deve piacere questo ambiente, questo mondo. E quindi, come tutte le cose, sembra un po' banale da dire, però nasce veramente per caso e per hobby, per passione. Provi outfit, ti fotografi, contatti dei negozi, organizzi delle mini collaborazioni all'inizio. E poi da lì, insomma, da un hobby qualche brand ti nota e quindi ti contatta per dei lavori un po' più consistenti. Se hai la fortuna di piacere, l'audience sale, di conseguenza anche le offerte dei brand, le proposte dei brand. C'è qualcosa qui a Zuiki che ci vuoi consigliare? Allora, io, come ho detto ieri, sono venuta ieri per scegliere l'outfit da indossare all'evento di oggi, ed è stata durissima, perché scegliere un outfit era impossibile, perché veramente mi piace tantissimo la collezione e puoi creare dei bellissimi look. A me è piaciuto tantissimo proprio questo cardigan che ho fotografato ieri ed ho pubblicato sul mio Instagram, e da giorno, quindi pantalone, camicetta, cardigan a righe e questa scarpa, questo tronchetto sotto, e lo trovo un outfit da giorno molto easy, davvero carino. E poi vabbè, io mi sono innamorata di quest'abito lungo che ho abbinato con l'eco pelliccia. Amo i contrasti, quindi tessuto leggero e ecopelliccia un pochino più pesante, tessuto un po' più pesante, anche perché l'ecopelliccia, come l'inverno scorso, anche quest'inverno la fa da padrone. E quindi niente, sicuramente dare un'occhiata alle ecopellicce e agli abitini, i cappottini anche, insomma, ci sono davvero tante cosine da cui prendere spunto. Questi sono soltanto alcuni degli outfit consigliati da te. Dove possiamo seguirti, Giulia? Allora, mi trovate su Instagram, Giulia Gaudino, un blog www.giuliagaudino.it, e su Facebook sempre Giulia Gaudino. Maria Giovanna, anche tu qui alla festa di Zuiki per quest'open a via Toledo, come ti sembra questa festa? Molto bella, c'è davvero tanta gente che è venuta per questo evento e noi siamo qui, aspettiamo la guest star di stasera, Stefano, e intanto con le altre ragazze, le altre blogger, stiamo condividendo sui social tutto quello che sta accadendo. Ma tu non sei venuto soltanto per Stefano, sei venuto soprattutto per Zuiki, hai visto qualcosa di bello? Sì, sono venuta per Zuiki, sono qui in veste, come dicevo, di blogger, e abbiamo fatto un giro per il negozio, dato uno sguardo alla collezione e creato i nostri outfit. Io ho scelto il mio un po' stile boho e devo dire la collezione è molto bella, giovanile, fresca, e rispecchia molto la ragazza giovane, però anche quella che veste un po' più classico e magari riesce a vestire anche lei qui da Zuiki. Cioè, davvero per tutti i gusti. Qual è il colore di quest'inverno? Quest'inverno andrà molto il giallo ocra, il mattone, colori comunque caldi, sì. Via il nero, basta nero, coloriamoci anche d'inverno. Dimmi l'ultima cosa, dove possiamo seguirti? Allora, io sono Maria Giovanna Bagnale e il mio blog è My Glamour Attitude. Marta, sei bellissima! Oh, grazie, veramente. E anche grazie a Zuiki che mi ha vestito. Tutto Zuiki. È un bellissimo evento, sono molto contenta di essere presente qui su questo pink carpet. Collezione fantastica, giovanile, fresca, veloce.
la consigli? Sì, sì, assolutamente. E poi soprattutto è molto adatta a diverse fasce di età, da più ragazza a più donna. Facciamo un po' di gossip, l'hai trovato il principe azzurro? Oh, sono ancora in cerca, questo è un punto dolente. Diciamo che non è semplice, poi magari arriverà quando meno me lo aspetto. Come ti piace l'uomo? Come lo vuoi quest'uomo che deve stare accanto a te? Diciamo un uomo con gli attributi, un uomo forte, deciso, con carattere, simpatico, sportivo e un po' creativo, un po' pazzo, dai. Ti piace l'uomo napoletano? Ma in un certo senso sì, l'uomo napoletano ha quella carica in più, quella freschezza, simpatia, però non sono particolarmente legata al territorio, diciamo sono un po' internazionale come mentalità. Grazie Marta, in bocca al lupo allora per la ricerca. Grazie, crepi. Too many shoes, too many glasses, you cannot choose. Too many wishes, really a lot. If you wanna look delicious, you don't need to win the pot. Messaggio alle mie fan, le ringrazio veramente di cuore, molto sinceramente, per essermi stato accanto, diciamo, in questi anni, nonostante magari le poche presenze televisive, il mio lavoro ha preso un'altra piega, però invece lo zoccolo duro, diciamo, della mia fanbase è rimasta, e spero che, insomma, quest'anno, che ci sono molte novità televisive, siano di nuovo felici di rivedermi e di riseguirmi. Noi faremo i supporter dei ragazzi, che è un po' un ruolo come dei fratelli maggiori, no? Li seguiamo nonostante, cioè, avendo appunto fatto questa esperienza di amici prima di loro. Questa è una cosa che mi rende molto entusiasta di questo ruolo, insomma mi fa molto piacere. E in più ci sarà quest'inverno invece Piccoli Giganti, che è un talent con i più piccoli, sempre su Canale 5. Ma di Napoli mi manca tutto, nel senso che io credo che un napoletano non debba mai dimenticare di essere partito da qui. Io non l'ho mai dimenticato, spesso sono a Napoli e ho girato, ho avuto la fortuna di girare tutto il mondo, e posso dire oggi che non c'è una città come Napoli. Quindi dobbiamo essere fieri di questa cosa e dobbiamo farlo capire alle persone. Dobbiamo sempre di più pubblicizzare la parte bella di Napoli, non quella brutta. Tante belle cose qui da Zuighi, le piacciono le cose che ha visto? Tutto, bellissimo. Tutte belle? Tutto è bellissimo. C'è qualcosa che ha colpito in particolare la sua attenzione? In base alla mia età, le camicie, le maglie belle, queste larghe, bellissime. Tante cose belle qui, ma anche nel nostro prossimo servizio, perché vi vogliamo portare a scoprire le bellezze della nostra Italia grazie ad un libro particolare. Vediamo di che cosa si tratta. Addormentata, sono tutti i paesi abbandonati d'Italia, dormono effettivamente perché nessuno le va a risvegliare, sono deserti completamente. La Bella Addormentata in realtà è il modo in cui gli abruzzesi chiamano il Gran Sasso, che è una montagna elevatissima e desolata e deserta, ed è bellissima perché pare che dorma, soprattutto quando c'è questo tappeto di nuvole che la circonda. Ho pensato quindi di fare un libro, di dedicare una guida a tutti i paesi estinti, a tutti i paesi che non esistono più, ma non parlo di Pompei e di Pestum ovviamente, o di Ercolano o di Selinunte, parlo dei paesi abbandonati nel Novecento, e nel Novecento ce ne sono stati tanti. L'Italia si è svuotata per favorire la crescita di periferie suburbane micidiali, e l'Appennino è diventato una terra fantasma. Ho pensato di descrivere 82 paesi dalla Valle d'Aosta alla Sicilia che avessero questo requisito: il deserto. Sono paesi privi di abitanti, ma pieni di anima. Beh, viaggio da tanti anni, visto che non ho più 20 anni, neanche 30, però sono tanti gli anni in cui giro.
gli anni che ho impiegato per attraversare lo stivale. Io adoro l'Italia, 10 anni per raccogliere il materiale, 1 anno per scriverlo. Non mi piacciono le guide col cucchiaino e ti dicono dove devi andare perché c'è la trattoria che ha sponsorizzato la guida, non mi piacciono le guide pilotate, non mi piacciono le guide italiane in cui il nord ha questo spazio, il centro questo e il sud meno ancora, non mi piacciono le guide che sembrano delle pagine gialle, me la sono scritta perché non mi piacciono le guide, sono finte, sono ammaestrate da logiche commerciali, la trovo tristissima questa cosa. Già ci stiamo vendendo i nostri posti più turistici, se vai a Termina tutte le insegne sono in inglese, almeno questi paesi non hanno fatto in tempo a conoscere la globalizzazione, ecco perché li amo. Apice ha delle potenzialità, nel Sannio ha delle potenzialità veramente altissime, più che il mio preferito è forse quello più intatto, è davvero intatto, alla 60 e passa, è stato abbandonato un po' progressivamente ma negli anni 60, per cui trovi i jukebox nei bar, trovi tutti i segni di vita che fino a pochi anni fa facevano parte del nostro quotidiano, è una cartolina ferma nel tempo come gli altri paesi, però rispetto agli altri, poiché è recintato, è ancora più intatto ed è ancora più magico. Alla fine di ogni paese io segnalo come raggiungere questi posti e quindi fidatevi delle carte, lo hanno fatto Goethe, lo ha fatto Piovene, lo hanno fatto tutti i più grandi viaggiatori, possiamo farlo anche senza navigatore satellitare. Fidiamoci del nostro intuito, fidiamoci della parola degli abitanti che incontreremo per strada, degli andanti, perché si è sempre fatto così, si può continuare anche a fare così. Diamoci la possibilità di entrare in un incantesimo, come la Bella Addormentata è un incantesimo, e di affidarci alla parola, all'intuito, alle strade, che a volte non sono asfaltate, ma che sono piene di fascino e di magia e, perché no, di mistero. Affidiamoci anche alla poesia del viaggio, che si è persa, perché abbiamo bisogno di condividere subito su Facebook. Condividiamo con la nostra voce, con i nostri silenzi. Quella è un'emozione impagabile che nessuna guida, neanche la mia, può restituire. Ti posso chiedere dove hai preso questo bellissimo cappello? Qui da Zwicky. Ma tu sei un modello? Sì, sono uno degli 8 modelli che è qui in giro per fare volantinaggio e regalare simpatici gadget. E me ne vuoi regalare uno? Grazie, come se... Quello non posso. Non fa niente, però lo sai che sei anche molto cinematografico. Grazie. E questo ci riporta al prossimo servizio, guardiamolo insieme. Pasquale Russo e Giovanni Auriemma, loro sono interpreti di Gomorra, o meglio lo saranno nella seconda edizione. Partiamo da Pasquale. Pasquale, tu sei nella vita un poliziotto, però per caso sei diventato anche attore. Come è nata questa esperienza, che cosa ti ha portato e come ti ha arricchito e come deve continuare o come può continuare? Beh, in realtà è iniziata quasi per caso, perché eravamo in servizio in volante e fummo chiamati per presidiare un set di una zona a rischio, c'era la Cinema Fiction che stava girando e niente, intervenimmo, una parola tira l'altra, io feci presente la mia passione per il teatro, poi seppi che loro facevano anche scuola di recitazione e dopo un po' iniziai a prendere lezioni, che prendo ancora tra l'altro, è iniziato il quarto anno. Da poliziotto a camorrista. È un bel salto, non di qualità, però è un salto particolare. Come ti sei trovato in questi panni? Ma il fatto di vivere il contrasto ti aiuta a capire, a definire bene quella che è la vita del camorrista, che è sicuramente una vita che non vale la pena di essere vissuta in alcun modo, perché al di là di quello che ti può dare dal punto di vista materiale, poi ti toglie tutto dal punto di vista umano, dal punto di vista degli affetti e di tutto quello che serve ad una persona per arricchirsi. Giovanni Auriemma, un altro interprete della nuova fiction, della seconda edizione di
Gomorra. Qual è il tuo personaggio? Come l'hai vissuto questo personaggio? Come lo interpreti per farlo capire meglio al pubblico? Innanzitutto buonasera. Allora, il mio personaggio è un piccolo personaggio, però comunque è abbastanza rilevante, soprattutto nella terza serie, che, vabbè, questa è una piccola cosa che ho svelato, si farà. E niente, io sarò la spalla di uno dei protagonisti, una grandissima famiglia, è veramente un'industria straordinaria, fatta da tutti i professionisti veramente di alto livello, quindi sono rimasto piacevolmente colpito per questa straordinaria avventura. Io faccio un piccolo ruolo, però voglio dire, è comunque stata un'esperienza gratificante. E sì, devo dire che è stata un'esperienza che, come dire, a parte abbiamo girato in condizioni veramente complicate e critiche, perché c'era un vento, un freddo nel periodo in cui ho girato, veramente assurdo. E no, devo dire che sono rimasto colpito e no, e poi non posso dire altro, sinceramente, un po' di paura perché... Meglio non dire troppo. E io però volevo chiedere una cosa a Pasquale. Pasquale, c'è tanta violenza in TV, al cinema, e ci sono state veramente tante polemiche anche per Gomorra. Tu come l'hai vissuta questa polemica generale intorno alle riprese? Ma la polemica è relativa, io credo si debba poi andare al cuore della questione, perché se si vuole dire che Gomorra serva da esempio a qualcuno perché questo qualcuno decide di essere violento, è un discorso che non mi trova d'accordo, perché Gomorra si limita a descrivere cose che sono già avvenute, cose che si vedono tutti i giorni sul territorio, quindi la polemica credo sia sterile. Sterile veramente. Qualche consiglio da dare a chi vuole intraprendere il mestiere d'attore? È dura, veramente dura, ci vuole tanto cuore e tanta forza soprattutto, ci vuole coraggio, ci vuole veramente, devi veramente amare questo mestiere per poterlo fare, ed essere leggermente folle, perché è veramente dura al giorno d'oggi poter fare ciò che più uno vuole fare, insomma, nella vita. E quindi lo consiglio solo se veramente siete convinti di fare questo lavoro, altrimenti lasciate perdere, credetemi, perché perdete solo tempo e denaro. Per fare l'attore, ti guardavo, sì, per fare l'attore secondo te ci vuole più fortuna o bisogna essere bravi? Io credo che bisogna essere bravi, bisogna avere una certa predisposizione come per tutte le cose della vita, così come per tutte le cose della vita ci vuole un pizzico di fortuna. E poi bisogna prepararsi, bisogna allenarsi, bisogna studiare sempre a prescindere dalle tappe che si toccano durante il percorso. Quindi il tuo consiglio a chi vuole intraprendere questo mestiere è studiare. Sì, io non so se sono già in grado di poter dare consigli, però posso dire quello che ho fatto io è stato quello di studiare e prepararsi. Rifaresti Gomorra, rifaresti il tuo personaggio e vuoi continuare qualche progetto futuro magari? Sì, allora, sicuramente lo rifarò questo personaggio, quindi ci hai dato anche un piccolo scoop. Sì, ok, poi non mi spingo oltre, anche perché voglio dire, nella seconda serie avrò un ruolo veramente marginale, però per fortuna ci sarà una terza serie, quindi posso dire che lo rifarò sicuramente questo ruolo e sono felice di questa cosa. Poi sì, ho progetti futuri, sto aspettando novità per una fiction che però ancora non posso dire il nome, e a breve parteciperò a un programma su Sky, è molto simpatico, è più una cosa che riguarda la commedia, se vogliamo. Questo è il bello della versatilità di un attore, o meglio quello di poter cambiare facilmente personalità, se vogliamo, quindi non personaggio, perché il personaggio siamo noi, quindi scoprire tanti posti e tanti aspetti che noi racchiudiamo dentro di noi, appunto. Se io ti dico sindaco pescatore, tu che cosa mi dici? Ti dico che il sindaco pescatore è Angelo Vassallo, che è tragicamente scomparso qualche anno fa, come sappiamo, e che nella fiction della Rai viene interpretato da Sergio Castellitto, che credo non debba essere presentato, perché io ho avuto la fortuna di partecipare al casting per quel film e di essere scelto per un ruolo che comunque mi ha soddisfatto dal punto di vista professionale, soprattutto perché ho recitato insieme a uno dei più grandi, e comunque che considero una tappa, un'altra tappa di un percorso che vorrei fosse abbastanza lungo, a prescindere da quello che dice Gianni, che lasciate stare. Sogno nel cassetto? È quello di continuare, veramente quello di continuare e di avere magari ruoli sempre più coinvolgenti, magari qualche volta mi faranno fare il buono.
Ecco, facciamo un appello. Pasquale vuole fare il buono. Voglio fare il buono una volta voglio fare il buono. Grazie. E invece il tuo sogno nel cassetto è fare il buono? Sì, il buono, il cattivo, il bello, il brutto, il simpatico, l'antipatico, basta che faccio qualcosa assolutamente in questo ambito. Quindi è lavorare, 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 soprattutto in modo stabile, perché in questo periodo diciamo che ci sono tante difficoltà in questo ambiente e sarebbe veramente fondamentale e bello realizzare questa cosa. Siamo all'ultima domanda per entrambi. Io vi voglio chiedere, alla fine di tutto, chi volete ringraziare, ma soprattutto chi volete salutare? Incominciamo dal nostro Pasquale. Beh, ringraziare sicuramente tutte le persone che mi stanno sostenendo in questa avventura professionale, che sono Antonio Acampora sicuramente, sono Armando Ciotola sicuramente, praticamente la Cinema Fiction, che sono loro, il mio agente, l'ufficio stampa. E poi volevo salutare tutti i miei futuri fans. Futuri fans. Però io so che al di là di queste telecamere c'è qualcuno che ha chiesto una canzone da parte tua. Vuoi concludere, salutare cantando? Ce la fa? Riacone che sta laggiù, guarda, non diamogli retta, non, assolutamente. Mi hanno detto che c'è una bella voce. Ci hanno detto una cosa non vera. Meglio che ce ne andiamo, perché sennò ci arresta. Giovanni, chi vuoi salutare e chi vuoi dire grazie? Beh, voglio dire grazie alla mia scuola di recitazione, la Cinema Fiction appunto, con il direttore artistico Antonio Acampora. Ne abbiamo studiato insieme, quindi è facile il collegamento. Ringraziare poche persone, perché comunque quando si inizia... Ringrazia anche tu, o meglio, almeno tu, la Francesca Cicatelli, dai. Ah, sicuramente, Francesca Cicatelli, che è straordinaria, la ringrazio tantissimo e la saluto e l'abbraccio. Dopo l'abbraccio, perché la vedo giù. E poi niente, ringraziare poche persone, perché comunque quando inizi appunto sono poche persone che ti sono vicino, a parte la scuola che ti sostiene, poi la famiglia sicuramente, basta così. Poi un giorno spero di ringraziare sicuramente qualcun altro. Siete veramente eccezionali, ragazzi, simpaticissimi. Non ci resta che andarci a prendere un bel caffè. Non ci resta che piangere. No. Ci resta che andare a prendere un buon caffè dal Blue Bar, dove appunto stiamo facendo queste riprese, e che dire, grazie mille a Pasquale Russo e a Giovanna Aurema, e mi raccomando, guardate Gomorra, ma soprattutto tutto quello che questi due grandi signori fanno. Ciao. Ed è davvero tutto dalla festa per l'Open di Zwicky in via Toledo a Napoli. Io vi ricordo che potete contattarci come sempre ad info@culturacolori.it. Arrivederci alla prossima puntata.